bomba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento mundexi. Sexy, un movimiento mundexi. Sexy, gire bota abundamento, sta mundizia diventa una bomba. Topa culi diventa una bomba. Tostipo diventa una bomba. Si ride per non piangere, così ad un gruppo di cittadini della zona sud di Reggio Calabria va il merito non solo di non aver messo fuoco ai cassonetti in preda alla disperazione, ma soprattutto di essere riusciti a far sorridere, pur denunciando senza mezzi termini che non si sa più davvero dove deporre le buste di spazzatura in città. Lo hanno fatto attraverso un video che gira in rete e che racconta una protesta vibrante ma profondamente civile che muove i passi di un quanto mai originale ballo a sociale dell'ammondizia, come è stato denominato, per stigmatizzare quella che ormai è diventata una piaga per la città di Reggio e per i suoi cittadini, appunto la spazzatura. E mentre a Reggio imperversa l'emergenza, si modifica la geografia del conferimento dei rifiuti provenienti dalle varie province calabresi con l'apertura della discarica Scala Celi, località Pipino in provincia di Cosenza, al confine con il comune crotonese di Crucoli, in gestione alla Bieco di Rossano. Qui saranno conferite 150 tonnellate di scarti giornalieri da parte dello stesso comune di Rossano, liberando così Pianopoli nel Catanzarese per i conferimenti dagli impianti di Ali e Lamezia Terme, con priorità dalle ore 7 alle ore 18, rispetto ai mezzi invece provenienti dalle altre province di Cosenza e Reggio Calabria. Questa è una delle iniziative per cercare di superare nel più breve tempo possibile l'emergenza rifiuti che sta colpendo la Calabria e non solo il comune di Reggio, iniziativa avviata dall'assessorato regionale all'ambiente, retto da Francesco Pugliano e di cui ha riferito in una nota il commissario delegato per il superamento dell'emergenza rifiuti Vincenzo Speranza. Inoltre, in applicazione delle direttive europee in materia che dispongono l'invio fuori regione di scarti in esubero rispetto alle capacità di smaltimento, l'impianto di Crotone nella misura di circa 200 tonnellate giornaliere e quello di Rossano nella misura di 100 tonnellate giornaliere conferiranno fuori. E intanto continuano a pervenire redazioni e segnalazioni di cassonetti sommersi e traboccanti, di strade invase, di situazioni igienico-sanitarie al limite. Per Reggio Calabria qualcosa si muove, in considerazione delle nuove possibilità di conferimento dopo l'apertura a Scalo Celi e l'esportazione fuori regione di altri scarti. La società Ecologia Oggi in particolare sta vagliando di passare da 2 a 3 turni di lavoro negli impianti di Rossano, Crotone, Siderno, San Batello e Gioia Tauro, in maniera tale da aumentare la produzione e smaltire di più. Massimo impegno dunque per superare l'emergenza, di fatto a Reggio in particolare, ancora in atto, mentre proseguono le iniziative di protesta.